Completare la Fresilia fino a Civitanova non avrebbe senso. Più che una superstrada diventerebbe una stradina utile solo a pochi paesi, per creare un collegamento di portata interregionale, per consentire a tutte le realtà della zona di uscire dall'isolamento e in prospettiva di raggiungere anche l'area della Val di Sangro, è necessario arrivare fino a località Sprondasino, collegandosi così alla Fondovalle Verrino. Questo è il messaggio lanciato ai vertici della regione da sindaci, amministratori, imprenditori e cittadini durante un incontro che si è tenuto a Frosolone. La soluzione ottimale è quella che interessa le aree interne del Medio e dell'Alto Molise, perché solo così la Fresilia avrà un'importanza strategica sia dal punto di vista regionale per l'interconnessione di territori che sono distanti tra di loro, però nello stesso tempo hanno necessità di colloquiare, vedasi Agnone, Trivento, Frosolone, con le relative zone industriali e con i relativi servizi socio-economici e sanitari. Tutti gli amministratori della zona, a prescindere dai colori politici, si sono trovati d'accordo nel ribadire la necessità di completare la Fresilia. Ridimensionare il tracciato significherebbe solo buttare via soldi. Le tre aree stanno realizzando un coordinamento per poter effettuare una programmazione che riguarda gran parte delle aree interne, perché il tema oggi che ci troviamo a discutere è come far uscire queste aree interne dall'isolamento e sostenere le attività produttive ancora esistenti. Questo per noi è fondamentale e questa infrastruttura, la Fresilia, può essere uno di quegli strumenti che consente a queste aziende che ancora fortemente sono radicate sul territorio e riescono a resistere di avere quelle opportunità economiche e guardare con fiducia al futuro. Dal Presidente della Regione sono arrivati segnali di apertura al confronto. Dopo aver ascoltato tutti, ha preso un primo impegno, ossia avviare al più presto le procedure per far realizzare uno studio geofisico e geologico dell'area interessata dal passaggio della Fresilia. Innanzitutto abbiamo recuperato i 15 milioni che erano stati riprogrammati dalla precedente amministrazione per dare un segno di quanto questo governo è vicino al tema del collegamento di queste aree. Abbiamo allertato i tecnici, stiamo verificando uno approfondimento socio-economico per capire gli spostamenti. Alla luce di queste considerazioni saremo a definire qual è il tracciato che meglio risponde alle esigenze del territorio. Ritengo che questo metodo di lavoro partecipato alla fine ci porta a concludere sulla scelta migliore.